eccoci, siamo naturalmente dove possiamo essere se non al Mediterraneo di Sanremo, e naturalmente siamo qui con una musica di sottofondo. Allora, io mi rivolgo a tutti gli aspiranti attori e dico: il vostro sogno non sarebbe forse di fare un film con Pupi Avati? Bene, e io sono in grado di presentarvi chi questo sogno l'ha realizzato dopo aver fatto tantissimi film, quindi un attore professionista molto bravo naturalmente, che è reduce dall'aver appena lavorato con Pupi Avati. E abbiamo qui Alberto Petrolini, eccolo qua. Buongiorno, oggi il principe di Parma. Un sacco di gente a voi. E qua abbiamo con onore chi sta intervistando. Noi adesso stiamo facendo con Pupi Avati e Antonio Avati, il suo grande fratello che fa il produttore del film, Pupi è il regista. Stiamo preparando questa cosa molto bella che si chiama L'Orto Americano, un film profondo, malinconico, triste, molto bello, dove c'è questo scrittore che si innamora di questa americana che però è una militare americana. Siamo nel 1940 e poi lui si trasferisce negli Stati Uniti e casualmente conosce la mamma di questa donna che verrà ammazzata. Quindi qui è un tema molto importante in questo periodo. Noi arriviamo dal successo di Tu mi pensi ancora, che è la storia dei genitori di Sgarbi. Voi sapete che genitore, il padre di Sgarbi, quando è morta la mamma di Sgarbi, lui aveva venduto la farmacia, tutto, e si è ritrovato a fare lo scrittore a 90 anni. Lui scriveva e c'era questo scrittore fantasma, si dice, fantasma nero, che lui narrava e lo scrittore scriveva. Non si trovavano perché uno era di destra e uno di sinistra, però dopo si sono trovati, hanno fatto questo capolavoro, è diventato un best seller. E poi ne hanno fatto un altro, il terzo non è più andato perché è morto il padre di Sgarbi, ma abbiamo fatto che perché il padre Sgarbi è il contrario di Sgarbi. Lui ha avuto una donna per 65 anni, storia meravigliosa, fantastica, e abbiamo fatto questa cosa, è andata molto bene. Tornando ancora indietro, abbiamo fatto quell'altro film con Sharon Stone, Scamarcio, la Marini e io, che è il ragazzo d'oro, che nel cinema è andato molto bene. E adesso ho ritrovato quel mio grande amico e sono venuto a posare per questa TV meravigliosa. E io, stamattina ero alla Rai, adesso sono qui. Io ti ringrazio, Alberto, perché averti con noi è un onore e oltre che un piacere a livello umano, perché appunto sei un amico e sono contento di vederti. Purtroppo capita di rado perché abitiamo in posti lontani, però mai dire mai, perché ci vedremo a Milano. Che ci vediamo Milano. A Milano, poi farò magari una scappata a Parma, ricordiamo il principe di Parma. Quindi devo fare una serata, che se vi ricordate, non so, farò una serata con Boderek, famosa donna, quella che è la prima con le treccine che aveva fatto Ten, e poi Bolero anche con il mio amico Occhi Pinti, che è diventato un grandissimo distributore, la RIND. E quindi vi inviterò Jess Cavalli a breve. Boderek. Adesso poi ci vediamo domani sera alla di Lucio Dalla, che è quello che ha fatto gli ultimi due colonne sonore dei nostri film, di Pupi e Antonio. Ecco, parlavamo prima di Lucio Dalla naturalmente, e tu hai detto una cosa che mi ha molto colpito sulle arti, sì, sulla specie di classifica, come possiamo definirla? No, è perché il cinema è la settima arte, in quanto le mani sono la scrittura, il cuore è la poesia, gli occhi sono la fotografia, le gambe sono la danza, le braccia sono la scultura. Tutto questo comprende il cinema, perché il cinema comprende tutte le arti. La prima arte è la pittura, la seconda è la musica. Adesso il cinema si fonde con la musica, perché poi intervisterete una grandissima cantante, artista, e la terza poi così via, la scultura, la fotografia, e tutto insieme è il cinema. Certo, settima certo. arte. Certo.
Sì. E infatti tante volte magari di un film ricordiamo in particolare la colonna sonora. Molto importante, si ricorda la colonna sonora e i due camei che facevano, so, Marlon Brando, per dire, che ha fatto il padre di Superman. Perché i camei sono, io sono stato eletto miglior attore di camei l'anno scorso in Austria, perché il cameo sarebbe le scene che, sai che un film è tratto da due o tre storie, il cameo riassume tutte le storie, no? Sarebbe come il ritornello di una canzone. Tu quando vedi un film e ne parli dopo due anni, ti ricordi una scena, due, non di più. Ecco, quella scena lì sono i camei. È bello parlare anche di cinema, perché capita, è già capitato a Istione TV, però avere un attore di primo ordine, come nel caso di Alberto, parlare di cinema con un addetto ai lavori è molto bello questo. Perché io, diciamo, nel cinema ho fatto ben poco, sono riuscito a fare qualche cosina in Che bella giornata di Checco Zalone. In realtà avevo previsto un ruolo più importante, poi il giorno in cui si è girato ho avuto la triste notizia che quella parte era stata tagliata, ma tu che sei del mestiere sai che ci sono 14 ore di girato per ricavare un'ora e mezza di film. La pubblicità ci metti 8 giorni e parla, viene fuori a 30 secondi. Esatto, esattamente. Noi lavoriamo 3 mesi, poi viene fuori, ma infatti quando dicono ma ti diverti a fare delle leche, perché loro vedono il prodotto finito, ma prima non sanno che bisogna fermare le strade, i sindaci, la pre-produzione è più complicata di fare il film stesso, perché tutti magari rigirano, come diceva Fellini, tutti riescono a girare una scena, la cosa tecnica ne impari subito, ecco, poi ci devi mettere il talento e l'arte. Esattamente. Quando scrivi, per esempio, è più facile scrivere che mettere in figurazione. Se tu scrivi quello che vuoi, no? Scrivi 700 soldati stanno attaccando una collina, poi vai dal produttore e dici 700 soldati, ma 700 comparse, 1 miliardo, facciamo 7. Perché più fa, no? Dice un'astronave sta attaccando Sanremo, poi ci vuole 1 miliardo fa l'astronave. Cioè, quando scrivi ti fai un film tuo, no? Sì. La tua testa, ma il problema è che devi essere talmente genio, perché io scrivo, faccio il soggetto, devi essere talmente genio a far capire che ci sono 700 con giochi d'ombra, perché quello che legge il libro si aspetta 700, sì, e dice cazzo, finché non va bene, quindi è complicato. Senti, parlaci un attimino l'ante Pupi Avati, cioè i film che hai fatto in precedenza, qualche cosa di particolare che ricordi con piacere? La cosa meravigliosa è come se tu guidassi una carrozza. Io so guidare la carrozza, mio nonno aveva la carrozza, vieni che sarà un mestiere tutta la tua vita, sarà importante. Prendo la carrozza, non capisco, perché girare con la carrozza cadi. Poi hanno inventato il motorino, mio nonno è fallito, rovinato, pieno di casini. Io facevo i western con Giuliano Gemma, Fabio Testi, poi ho fatto tanti web, poi ho fatto 1800 fotoromanzi, poi mi scoprì Tinto Brass, Hotel Courbet, molto bello, che abbiamo preso nel Leoncino a Venezia, e vedendo questa cosa poi mi chiamò un giorno Pupi Avati, eravamo in 2000, mi ha preso, da quel momento lì mi ha cambiato la vita Pupi, e anche suo fratello Antonio, sono due geni del cinema. È una cosa, sono i dinosauri, non ce n'è più, c'era Michelangelo Antonioni, Fellini, Visconti, non ce n'è più, sono rimasti loro due e basta. Senti, parliamo un pochino delle tue origini. Petrolini è un cognome che, diciamo, in tanti conoscono, e quindi ritorniamo un po' indietro nel passato. Trisavolo era Gastone, chiamavano Gastone perché era un po' tirato, loro chiamavano Ottone e risparmiamo il gas. Era Petrolini. E anche simpatico. Io invece il contrario sono, faccio l'attore drammatico, io ho fatto dei provini come attore comico e mi hanno detto che non faccio più ridere, neanche pitturato di vero, infatti faccio i film dove mi sparano sempre.
mi uccidono, quelle cose lì. Vedi la folla, saluta la folla, grande. Comunque guarda, veramente io quando ti vedo sei al di là della simpatia innata, ma proprio mi dai anche una sferzata di energia, cioè mi fai venire voglia di fare qualche cosa. Faremo cinema. Ben volentieri, guarda. Facciamo un film. Molto bello. Adesso bisogna vedere questo è molto bello, si chiama L'orso, l'orto americano. Dobbiamo andare negli Stati Uniti 8 giorni, perché la storia è tutta complicatissima, il pubblico è un pazzo. Praticamente incontra sta donna meravigliosa, bellissima, in un supermercato, 10 minuti, si innamora e non la vede mai più. È un'americana che però fa il militare, una Marines femminile. Poi va negli Stati Uniti per imparare, non è lui, però è come Mastroianni con Fellini. Sì. Vai negli Stati Uniti per imparare l'inglese, perché vuole fare lo scrittore, eccetera, e prende una casetta e di fianco a questa casetta si sente dei rumori, una persona che si lamenta, piange tutte le notti, finché un giorno va là e gli dice: guarda, io sono italiano, non so molto l'inglese, però se hai bisogno, tutte le notti piangi, stai male. E lei gli dice, no, perché c'è mia figlia in Europa che l'hanno ammazzata e io non posso farci niente. Gli fa vedere tutte le foto della casa e lui dice: ma quella che sono innamorato. Quella che se ne torna in Italia, ma già stiamo girando adesso, no? Sì. No, perché mi prendi la spalla, no. Grande regia! Dai, comunque. E dopo te, una cosa bellissima. Comunque verremo sicuramente al cinema, perché vogliamo vederti sul grande schermo, che sicuramente il personaggio è studiato su di te. Se volete ve la finisco, se no è molto bello. Allora a un certo punto lui torna in Italia, siamo nel 1940. Sì. La donna era stata ammazzata, trovano il killer e lo condannano alla fucilazione. Però lui nel frattempo è diventato amico del fratello del killer, perché era innamorato di sta donna. Lo fucilano e nella notte, se nel 1940, ancora adesso in alcuni posti, tengono il morto 2 giorni per il funerale, quelle cose lì. Nella notte lui è ammazzato, gli hanno sparato, però insomma viene su dalla tomba, non è ancora morto, si tira su e il fratello lo uccide. Dice: no, devi morire tu, perché sennò sanno che sono stato io. Quindi devi morire tu. Lui sente, vede questa cosa qui, il protagonista, e va dai carabinieri, che sono io, Andrea Roncato, gli racconta queste storie, diciamo: no, tu sei matto, abbiamo il terzo giudizio. Lo ricoverano al manicomio, perché lo fanno passare per matto. No, guarda che ho visto questa cosa, ma no, non è vero. In manicomio arriva un altro matto, perché sai che una volta andavano in manicomio che era in 2 minuti, mi avevo rubato la macchina, mi ha messo, ma io non sono matto, però dice: non sono matto neanch'io. E gli dice, allora gli racconto tutta la storia, ho visto questa donna in supermercato, eccetera, eccetera, eccetera. Il matto, che non è matto neanche quell'altro, gli dice: ma cosa dice? Io sono qua dentro da 3 giorni, 6 giorni fa l'ho vista fare la spesa. E finisce il film. Quindi quando facciamo la riunione, appunto, adesso lo chiedo a te. Sì. Secondo te è vivo o è morta? È vivo. Secondo me, perché se il film va bene ne facciamo un altro. Ah, ecco, infatti. Il sequel. Certo. Se no è morta. Se il film va male, ma sarà morta. No, guarda, veramente Alberto è troppo simpatico, davvero. Dobbiamo vederci più spesso. Tu hai dato la risposta che ha dato tutti gli autori, è bravo, sì. Perché hai detto: serviva così. Continuiamo. C'è una trilogia. Certo. Dai, veramente. Non vedo l'ora di andare al cinema a vedere. Uscirà a Pasqua. A Pasqua, perfetto, dai. Diciamolo a tutti, a Pasqua, ripetiamo il titolo? L'orto americano. L'orto americano, a Pasqua, sui grande schermo, mi raccomando, da non perdere. Poi è un tema, insomma, che adesso è molto importante, perché ammazzano una donna, quindi sulla violenza, sì. Quella cosa.
Quindi vi concediamo solo queste 2 ore per non guardare Istrione TV. 2 ore siete solo liberi. E gli altri 180? Le altre sempre su Istrione TV. Anzi, facciamo sempre promozione perché abbiamo un grande testimonial e lo sfruttiamo oggi. Aspetta un attimo, anche per lo sponsor. Ecco, sfruttiamo il nostro testimonial d'eccezione perché possiamo ben dirlo. Ciao! Principe di Parma, Alberto Petrolini. Anche la regia, complimenti. Grazie, grazie. Al suo compleanno abbiamo. Compleanno! Ricordiamo oggi Giulia. Giulia, auguri Giulia! Grazie, regia, grazie. Regia meravigliosa, 8 maestra, febbraio. Maestra! 8 febbraio 2024, tanti auguri. Io mi inchino di fronte a un attore come te. Grazie, grazie a voi, ciao. Grazie a voi. Ciao. Ciao.